Il mio sogno nel cassetto? Fare sì, le mutande. Bellissimo. Le mutande, fare le mutande. Non me l'aspettavo. No, almeno io, cioè, mi aspettavo un indumento, ma non le mutande. Le mutande, no, esatto, una maglia, una felpa. Ah, una bella mutanda. Prendete qua. Chi è? E coffee break, signori! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Coffee Break, il nostro podcast urbano targato Art Lab. Io sono Stefano, sono con Eleonora. Come stai, Eleonora? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Ringraziamo innanzitutto il nostro fantastico sponsor The Coffee Way. E siamo con un ospite speciale. Siamo con Genziana, conosciuta come Genziana, Alessandra. Tutto bene? Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto, niente in ordine. Ottimo. Partiamo subito con le domande. Come nasce il tuo progetto? Deriva da un fascino che vedi nel dialetto, in questa lingua che può essere sia forte che affascinante, o da un tuo senso di appartenenza all'Abruzzo, alla storia, alle radici? Allora, sicuramente da sempre sono appassionata dell'Abruzzo, però questo progetto nasce totalmente a caso, perché un anno fa sono andata a vivere da sola e dovevo arredare la cucina. Quindi non avevo un cavolo in cucina e avevo una libreria vuota. Allora vado all'Leroy Merlin e trovo quei quadretti così che ho scritto love, happiness, family, e dico: ma che cacchio è? Cioè, mi riempio non è... io, diciamo. No, ho detto: ma io non posso mettere queste cose a casa, non sono così. Che ci azzeccano con me, con la mia persona. Cazzo, scusate il termine. E allora ho detto: dai, ci penso io. E siccome io di lavoro faccio la graphic designer, ho smanettato un po' al computer e ho detto: mo ci metto le ricette abruzzesi. Infatti io in cucina adesso ho la chitarra con le pallotte e le mazzarelle. Bellissimo. E questa è la mia cucina. Basta che alzi lo sguardo. Sì, e sì. Ma soltanto scritta però, oppure anche magari foto? No. Solo scritto. Io sono per il minimal. Ottimo. Io sono per total minimum. E io sono completamente d'accordo. Ci sono anche io, io sono un po' offeso perché non ho mai salutato. Hai ragione, però salutiamo il nostro carissimo Bruno, la voce fuori campo. E ci sono pure io e sono completamente d'accordo con Alessandra, sposo perfettamente la sponda minimal, sì. Ciao a tutti. E a proposito, infatti, per quanto riguarda il format, come l'hai pensato? Ti sei lasciato ispirare da qualcosa oppure è stato appunto che hai visto questi quadretti? Ho visto questi quadretti, mi sono piaciuti comunque come format, come disposizione, come bilanciamento. Ho detto, ovviamente ho studiato tutto il font, tutto quello che c'è intorno, e sono buttata lì su Illustrator e l'ho fatti. E quindi hai creato questa sorta di quadretti che ormai noi definiamo opere d'arte, anche se tu prima hai visto che ti sei tenuta un po' lontana da questa definizione. Dai, gli artisti sono ben altro. Bruno è artista, io no. No, lo sei pure tu. Ognuno è artista. Grazie. Chiunque persona faccia qualcosa di unico. Una bellissima cosa. Grazie. Poi ne parleremo comunque. Grazie. Quindi volevo chiederti, oltre questi quadretti che fai, c'è altro merchandising, magari adesivi, o stai pensando di fare magliette? Allora, a Natale ho fatto le palline di Natale, tutte handmade, quindi ho preso le palline trasparenti, le ho pitturate di nero, la metà l'ho pitturata nero, poi ho stampato il tondo, un cartoncino da mettere all'interno con la frase. E le ho chiuse e le ho impacchettate. Ok, voglio farti una domanda. Quante te ne sono si sono rotte durante la preparazione? Ma ne ho comprate 200 e se ne saranno rotte una decina. Dai, una decina che ho sparso un po' amici, parenti e tutti quanti. Quindi poche imprecazioni. Sì, ma idem i portachiavi. Ho comprato pure portachiavi vuoti, anche quelli ho fatti da sola. E quelli era uno sclero totale perché arrivavano tutti chiusi e tu li dovevi aprire, c'era un buchetto per aprirli con tipo stuzzicadente, andavo lì che si rompeva lo stuzzicadente, quindi era veramente era una madonna che partiva. E invece un'altra domanda sempre riguardo il format: come mai l'inglese come traduzione? Perché no? Ok, ottima risposta.
ottimo. Ottimo. Si dice un po' più internazionale, magari sì, lo spagnolo no, ma altro, non allora, era adeguato. Più o meno diciamo che un po' tutti adesso, giovani, parliamo, mastichiamo un po' l'inglese, no? Certo. Sì. Diciamo, chi più, chi meno... Mi dicono no dalla regia, no. Ma... Però sicuramente per sopravvivenza, molti seguiamo pagine sì, pagine comunque gli, abbiamo, gli ho dato un tocco più internazionale, tant'è che mi ha fatto un sacco piacere che tante persone abruzzesi di fuori mi hanno scritto. È stato bellissimo, tante persone che hanno i nonni abruzzesi, ma loro nati e cresciuti a Sydney, Philadelphia... A Perth è bellissimo perché mi hanno proprio scritto in dialetto, perché loro ovviamente italiano stupendo, non lo sanno stupendo. E mi hanno scritto in dialetto perché giustamente loro sono lì con i nonni che parlano sì. Dialetto, quindi loro sono immagino sì. Già un messaggio da Philadelphia, oh come stile bellissimo è un'emozione grandissima. Volevamo appunto chiederti, cioè a livello internazionale, a parte magari qualcuno di origini abruzzesi che sapeva già, c'è stato qualcun altro che si è interessato proprio? Sì. Tante persone, sì. Hai ricevuto recensioni, quindi sì. Clienti anche da fuori? Sì. Hanno fatto un mercatino a Natale, e un sacco di turisti sono venuti e hanno acquistato. Visibilmente non parlavano italiano. Era un mix tra inglese e abruzzese. Bellissimo. Bello, bellissimo. Sì. E c'è un format in particolare, qualche frase che attira di più? Magari sono gli insulti oppure cose... Gli insulti. Sì. Proviamo a mani basse, diciamo. Sì, gli insulti okay. Vedo che vanno di più frasi più, tra virgolette, famose. Ok. Rispetto a detti un pochino più antichi, proverbi, cosa che okay. Io vorrei spingere un po' di più, perché ce ne sono tantissimi che sono bellissimi, del solito capè. Forse un altro perché Narve un must. Quello sì, è... sono i più famosi, non muore mai. Conoscono un po' tutti, anche perché adesso il dialetto piano piano si sta dimenticando e tanti ragazzi non verissimo anch'io no non che dato... non lo parlano però proprio no non lo parlano non lo parlano però proprio che non si vergognano, non lo so perché sì, lo vedono un po' come una cosa o da vecchi o comunque fuori moda anche, se vogliamo. Però non sono d'accordo, perché... non lo dire a me, no, diciamolo no, ai giovani. Non sono d'accordo, perché comunque è la nostra cultura. E non vuol dire che io con te parlo dialetto, che sei il mio coetaneo. Ci sono persone che mi fanno un sacco di critiche per questo. Io cerco di... Ci sarà sempre, insomma, quella parte un po' degli haters. Ovviamente io più delle volte scrivo la mia versione. Che non è una versione sbagliata, non è una giusta, è una versione. La tua versione. A questo punto ti chiedo, qual è tra quelli abruzzesi il dialetto che ti piace di meno? Che proprio non riesci a sentire la variante che proprio... Non te lo posso dire. dai. Perdi clienti dopo. Di nascosto, dai. No, ma non... sono tutti diversi. Odiare no. Ma neanche che non mi piace, perché sono tantissime versioni e ognuna è diversa a modo suo e particolare. Come la differenza, allora, già ti posso fare... A Casoli parlano un sacco con la A. Zap. Sì, tantissimo. Vero. La loro vocale principale... tipo fanno... Eli-chang-we-chang-we. Cioè, proprio è surreale. Ma con 5 minuti di macchina di distanza, è assurdo. Sì. Noi abbiamo preparato un piccolissimo gioco. Mi sembra un po' una cosa. Perdo sempre i giochi. L'enigmista, abbiamo un gioco. No, però ci sono 4 parole che abbiamo scelto in dialetto. Non metti l'ansia. Che ci dovresti tradurre. Vediamo se sei così brava con il dialetto. Oddio. L'isurgitte. Vabbè, sono i gnocchi. Facile, partiamo tranquilli, certo. Che poi non sono gnocchi, ma è un tipo di gnocco, più piccolino. Beh, quindi anche... C'è una particolarità, ottimo. Precisa. Lu Portugal. Oddio. Non è il Portogallo. No. Sicuramente.
Vai la soluzione. Diamo un po' di opzioni. Però così mette dai. Diamo un po' di opzioni che poi l'altra ci metterà qua, qua e qua. Risposta diciamo... multipla. Mia nonna sente sta cosa, mi si incazza e mi mena con la cucchiarella poi, eh. Glielo faremo, sarà la prima che vedrà. Ti ha menato mai la nonna con la cucchiarella? No. A te? Vabbè, sarà capirà. Un piacere comunque conoscere donna. Non vorrei in questo modo però. Ma cioè mi ci rincorreva con la cazzo di cucchiarella. È un classico la cucchiarella. La rincorsa con la cucchiarella mia. È uno sport un olimpico trauma. Potremmo dire. Allora quindi che cosa potrebbe essere il Portogallo? Diciamo mela, scarpa, mandarino, capelli. Vai, andiamo per la soluzione. Mandarino. Ah, ok. Ok, ragazzi, io sapevo, allora io sapevo arancia. L'arancia? Io sapevo arancia, però allora magari è un'altra abbiamo varietà, sbagliato le tre opzioni. Però c'è l'arancia per forza, perché c'è un tipo di arancia, una varietà che si chiama di arancia così, che si chiama il Portogallo. Però raga, io in mia difesa, io in vita mia ho due fobie. Le arance. Arancia e mandarini. Ma veramente? Perché? Assurdo. Sì. Allora abbiamo toccato un... Esatto. Non mi volete male. Cioè... Noi ti avevamo portato delle arance. Delle arance da assaggiare. No. Ma è l'agrume che ti fa la vecchia. Se vado fuori tema. Di fobia è? Cioè proprio l'odore? Proprio l'odore... I fili, quei fili che ci stanno... I fili. Poi magari quelli danno fastidio. Inspiegabile. Vabbè. Granara. Ah, bella scopa. Ok. E poi Ove Sagic. Io lo so che vuol dire, tu lo sai che vuol dire. Non è, sì, non cosa è una vuoi? Cosa maschile. Vuoi questo o quell'altro? Noi avevamo una traduzione diversa. Ah, si può dire? Vai. Ove Sagic. Cazzo e coglione. Ripeto, noi avevamo una traduzione diversa, cioè, da questa. Ci sono più varianti. Questa è la variante che preferiamo, però c'è anche un'altra variante. Per allora, però, ove saggece, mia nonna me lo dice sempre quando a tavola, quindi vabbè. Varietà tua, varietà mia, a tavola ci sono più pietanze. Allora ti dice, cosa vuoi, questo o quell'altro? E lui dice, ove e saggece. Tutte e due. È una risposta. Cioè, dire voglio un po' di tutto. Tutto. Ok. Tutto. Guardi, tutte e due. Ove saggezza. Anche se quello non è l'ovo, non è la saggezza. Sì, però per dire comunque voglio una... Un mix, un po' di tutto. Un pasto completo. Un pasto completo. Hai in mente qualcosa per il futuro? Allora, nuova frontiera, mi piacerebbe aprire TikTok. Wow. Quindi presto ti troveremo su TikTok. Non lo so. Ma sempre con lo stesso pensando. Format, frase o anche no, video? Format diverso. Volevo fare più rubriche, creare più rubriche, però devo ancora bene capire quali. Volevo capire se metterci nonni. Bellissimo. Ma poi è un po' banale. E poi un'altra rubrica che volevo fare è storie di paura. Che tipo di storie di paura? In Abruzzo, ragazzi, ci stanno mille... Ah, proprio abruzzese. Quindi è sempre legato cioè, al territorio, sì. Certo. Certo. Noi in Abruzzo abbiamo mille castelli infestati, mille Dettante case infestate. La Transilvania d'Italia. Bellissimo. Anche delle uscite. Esatto. Cioè, andiamo tutti insieme a vedere... Uomini con me? Sì, dai, va bene. Art Club. Però vincita. Magari non in due, andiamo tante persone e così ci facciamo coraggio, perché beh, io sono fifo. Organizziamo un pullman. A Cerne ci sta, in zona industriale di Cerne ci sta C'è lì dell'attività c'è paranormale? Una casa, sì. Veramente, vicino a casa mia, quindi. C'ho pure paura. No, la nonna mi ha raccontato tante cose. Veramente? Sì. Pazzesco. C'era una casa abitata da contadini, avevano anche le stalle con tutti gli animali, ogni sera a mezzanotte si aprivano i cancelli dal nulla. Wow. Quindi okay. Oltre questo poi vabbè trovavano gli abitanti della casa trovavano i soldini per casa, dispetti che le candele spente, si diceva che erano i mazzamarilli. Che erano? Mazzamarilli. Che sarebbero?
Le pellette. Pa. Continua quindi, che sarebbero? Sono della traduzione in italiano. Esatto, sono folletti. Ah, mazzamurelli, tipo folletti. Ok. Che, mi ricordo i mazzamarilli, tipo. Ragazzi. Quindi ci sono degli gnomi abruzzesi che vanno in giro. Mazzamarilla. Ok. Sì, gnomi normali che ti parlano però in abruzzese, cioè in dialetto. Certo, no, non si fanno vedere. Non si fanno vedere. E niente, c'è questo rapporto amore-odio con il proprietario della casa. E ci stanno sti mazzamarilli che ti fanno i dispetti o ti fanno qualche soldino ogni tanto, ti fanno trovare in giro. Vabbè, a me non sembra un dispetto che ti mettono 5 euro di qua. No, che palle, 5 euro. Ecco, ti fanno sbattere le porte, che ne so, ti fanno trovare cose, certo, certo. Ti nascondono tutto. No, io sono curioso di sapere, però ovviamente non voglio che lo dici, però sono curiosissimo di vedere come unirai la comunicazione online con storie di paura, cioè... Sono curioso di vedere come avverrà questo passaggio. Bello. Pure io sono curiosa. Bello, ci bello. Sta lavorando. Interessante. Ci sta lavorando. Sono curiosa anch'io. Però ci sta questa casa, appunto, zona industriale di Scerne, che è un pozzo di tesoro dell'orrore. Wow. Chiamiamolo così, anche perché ci si dice che ci sia un tesoro nascosto lì. Proprio in quella casa? No, nei campi vicino. Ok. Sì, e si dice che tu per trovare quel tesoro devi vendere l'anima al diavolo. Wow. Sì. Wow. Raga, ce ne stanno di storie qua intorno. Ce ne stanno di storie qua intorno, anche di lupi mannari. Ma io so addirittura che c'è un'applicazione che si chiama tipo Randonautica, che insomma un'applicazione tipo mappa, dove ci sono tutti i posti così un po' segreti, spaventosi. Cioè un'app del telefono? Un'app del telefono, e tu scegli insomma dove andare e non lo so, ti porta magari in piena campagna dove c'è una casa abbandonata da tempo e che ci trovi qualcosa lì, qualche, che figata, dove ci hanno fatto non so qualche rito satanico, qualche croce particolare. Questo un po' di meno però. Ti volevo chiedere pure che cosa fai nella vita, oltre questo progetto. Allora, principalmente sono una graphic designer, lavoro in un'agenzia di comunicazione e nel tempo libero faccio l'esaurita. Bello anche quello. Ti esaurisci. Sì. E quanto ti occupa quindi fare i quadri e questo? Magari ci sono periodi di produzione più intensiva oppure una cosa costante? Allora, che in pausa pranzo io non stacco e metto là, faccio ricerca, produco al computer, poi quando torno a casa idem, cioè ci sto dietro tanto. Ma si vede, cioè, si vede che c'è una ricerca di un certo tipo, si vede che c'è un'impostazione di una persona che ha studiato, cioè si vede che c'è una graphic designer dietro ai tuoi lavori, insomma si vede benissimo, chiaramente, come hai detto prima c'è una ricerca dei caratteri, sì, c'è un'impostazione con una gerarchia ben precisa. Certo, una volta trovato il format poi dopo va più liscio, però adesso il fatto di trovare definizioni, comunque scriverle, perché scrivo tutto di pugno, tutto le scrivi tu, di pugno mio, sì, okay. E le traduco anche io, quindi non chiedo niente a nessuno. Man mano mi esaurisco. Vogliamo far vedere l'opera del processo che ci ha portato. Ripasso il sì. Ci ha fatto un ci regalo. Ci ha portato questo bellissimo regalo, Alessandra. Mettiamo qua. Facciamo vedere. E io vorrei che lo leggesse Eleonora. No, leggo... Sì, ti voglio mettere alla prova così. Dopo l'uride ve lo piagna. Ottimo, l'ho superata la prova, so, secondo te? Sì, sì. Perché devi sapere che io non parlo dialetto, non capisco poco. Lei è una delle giovani. Esatto. Una regola fondamentale. Prego. La E è muta. Ok. Dopo. Ah, ok. Dopo l'uride ve lo piagna. Ma hai pensato di fare anche altri tipi di prodotti? Prima abbiamo citato questi quadretti. Mm-hmm. Questo è il master. È nato così. Ok. E rimarranno sempre. Le decorazioni di Natale abbiamo citato. E altre cose in mente. Portachiavi ho fatto. Portachiavi. Sì. E il mio sogno nel cassetto?
fare le mutande. Bellissimo. Le mutande, fare le mutande. Non me l'aspettavo. No, almeno che, cioè, mi aspettavo un indumento, ma non le mutande. Le mutande, le no, mutande. Esatto, una maglia, una felpa. Ah, una bella mutanda. Prendo... Pride qua. Cioè, scusate. Originalissimo, originalissimo. Allora, ti ringraziamo per essere venuta qui. E attendiamo le mutande. Attendiamo le mutande. La prossima volta che ci vieni a trovare io aspetto, sì, come regalo una mutanda. Metterò a capodanno, te lo dico già. E poi le puoi rivende, le puoi rivende usate, se vuoi. Al triplo del prezzo. Qualcuno accetta, va bene, però... Allora, grazie ancora di essere stata qui con noi. Ringrazio Eleonora, ringrazio Bruno come voce fuori campo stavolta. Grazie Bruno. Grazie per il pensiero spontaneo, grazie mille. Prego, ringrazio i nostri tecnici. Grazie a Lorenzo. Alla prossima puntata di Coffee Break, signori!